Il 23 marzo, che dovrebbe essere lo stesso giorno in cui esce questo video, parto per un viaggio abbastanza lungo in moto. L'ultimo viaggio lungo che ho fatto penso sia quello in Marocco. Stiamo parlando di pre-pandemia, pre-bracciarotte. In questo momento è venerdì 18 marzo. Dovrei fare il video per domenica e anche per domenica prossima, dato che sarò in viaggio. Ma dato che non ho assolutamente voglia di farlo in questo momento, inizierò con la preparazione del viaggio. Chittando il nuovo casco Shark, attaccandogli l'attacco dell'action cam. Qui ne ho un paio. Io l'attacco sempre nel lato destro. Questo è il risultato finale. E applicando un interfono, molto utile per comunicare con i miei compagni di viaggio e soprattutto per sentire la musica in autostrada. Questo è lo stesso identico che ho utilizzato per andare in Marocco. Adesso tribolo un po' e poi vi faccio vedere il risultato. Ma che lavoretto di decoupage. Per riutilizzare una base dell'interfono ho utilizzato degli adesivi d'action cam in più, come se fosse nuovo. Adesso andrò ad attaccarlo al casco. E adesso è arrivato il momento di tribolare, perché bisogna applicare microfono e auricolare. Dopo circa 30 minuti ce l'ho fatta. Ho già testato che tutti i collegamenti che ho fatto funzionano, e stranamente funzionano. Adesso ci manca qui l'action cam e il secondo microfono. E cosa importantissima che andrò ad applicare nella visiera è il pin lock, che per i viaggi è essenziale, soprattutto se inizia a piovere. Se non sapete cos'è, è questo pezzo di plastica che crea una camera d'aria tra la visiera e il pezzo di plastica. È come se creassero un doppio vetro, e così la visiera non si appanna perché c'è dell'aria tra i due pezzi. Prima di metterla pulitina, la sgrassiamo per bene. Pillock. E pillock sia. E poi, perfetto. Fatto, finito. E dato che avrei un altro casco da kittare, se volete un video di come kitto il casco dalla A alla Z, scrivetemelo qui sotto tra i commenti, così vi faccio vedere tutte le cose che metto, come faccio, che prodotti utilizzo e tutto. Bene, adesso si passa alla moto. Inizio intanto con l'aggiornare il navigatore. Presumo finirà di aggiornarsi tra una settimana. È esattamente dall'eroica che non lo utilizzo. Adesso scendo in garage, così controllo di aver tutto. Che poi voi non avete ancora visto la moto con cui farò il viaggio. Suzuki GSX-S S1000 GT, naturalmente prestata da mamma Suzuki. Dopo circa mezz'ora ho trovato la flangia. Andrà collocata qui per mettere la borsa da serbatoio. Devo svitare tre viti originali per poi mettere quelle modificate. Rondella, 1, 2, 3. Fatto. E poi... e ho trovato anche il metodo per la ripresa frontale con questa ventosa attaccata al contrario. Non ho trovato né l'attacco del navigatore né il cavo del navigatore. È una probabile conseguenza del trasloco. Il cavo l'ho comprato, l'ho pagato 14 euro. E per il porta navigatore invece ho fatto un fantastico accrocchio con un supporto per le action cam. Questo qui è il risultato finale. L'ho spostato un po' più in su perché la sezione è più piccola. Perfetto, direi. Piccola pulizia. Questa. Perfetto. Adesso la lascio qui una settimana. Se non si stacca, in teoria vuol dire che regge. Ma che robetta. Si stacca prima il cruscotto. Domenica 20 marzo, appena arrivato il cavo per il navigatore, adesso lo installo. Deve partire da qua, fascetta. Adesso, se ho fatto tutto corretto, collego e il navigatore è in carica. Eccolo qua. A posto. Adesso taglio le fascette. Nel dubbio vi faccio sentire il sound. 4 cilindri, non male. E questo è il setup completo: borsello, navigatore, display e action cam. Hai un gatto dietro. Oh, è la colazione. Mi guardate magno. Oggi giornata di testing. Moto nuova in prestito da Suzuki per un viaggio imminente. Testiamo lo suo sacro di Carlotta. È la prima volta che la guido. Ci siamo. 4 cilindri, 152 cavalli. No, è in riserva. Che male che fa in questo periodo. Sono in tutto test oggi. Test dei guanti. Infatti non so se hai notato che ho due guanti diversi. Poi sto testando il mio nuovo completo della Revit. Mi hanno dato sia la giacca che i pantaloni. Ah, anche il casco della Shark sto provando. Penso di aver tutto nuovo oggi. Mancano solo gli stivali. E sto testando anche l'abbigliamento tecnico termico invernale. Oggi è lunedì, ieri ho fatto un giro in moto e con la scusa ho testato tutto l'abbigliamento nuovo, tutto il casco e tutta la moto. Ho fatto anche un video, nel caso ve lo linko da qualche parte. Ho reperito anche il casco che utilizzerà Greta, che adesso kitterò come quello che ho fatto venerdì. Qui ho appena sistemato l'attacco, action cam. Ho dovuto metterla nel lato opposto al mio perché dall'altra parte ha l'interfono e soprattutto perché questo è un casco modulare. Da qui dietro farò passare il cavo e lo farò spuntare allo stesso punto del microfono. Qua fisso il microfono con una fascetta. E così è come è uscito: action cam, cavo che entra dentro il casco e segue la strada precisa del microfono, dell'interfono, e si nasconde proprio lì. Così puoi alzare e abbassare la visiera senza problemi. Siamo giunti a martedì, ore 4 precise. Ho appena fatto tutto quello che dovevo fare per domenica, giusto per fare uscire il video alle 13:30. La prima cosa che devo fare è andare giù e sistemare il navigatore, perché dato che ieri testandola mi sono reso conto che la posizione del navigatore non mi andava bene, adesso toglierò l'attacco del Versys e lo attaccherò a Suzuki. Mi sono reso conto che in questa casa non ho neanche una chiave da 10, mi sono dovuto arrangiare col pappagallo. Con qualche preghiera sono riuscito comunque a montarlo e così la posizione è migliorata di molto. Bene, ora inizio preparando tutta la roba per il viaggio. Inizierò da come mi vestirò domani mattina: giacca, pantaloni, calzetti termici.
termici, pantaloni termici, maglietta termica, stivali, Polartec, che è il pile finissimo della Revit, scaldacollo invernale, paraschiena e i guanti sono già giù in garage. Starò via circa 7 giorni, 7 mutande scure quindi, sperando di non cagarsi addosso, 2 paio di calzetti da festa, scarpe con fiamme, maglia per dormire, jeans, pantaloni pigiama tuta, maglia maniche lunghe per ogni evenienza, maglione serale, maglia termica di scorta, calzini termici di scorta, cintura, felpa, sinna felpa, cappello, antipioggia, costume, asciugamano, spazzolino dentifricio, medicine, scaldacollo opzionale, ciabatte. Tutta sta roba dovrebbe starci su una borsa waterproof. Molto bene, adesso si passa alla parte tech. Telecamera 360, mod per il microfono, un paio di action cam, treppiede, portatelefono, caricatore USB, batterie, carica batterie delle batterie, altre batterie, power bank, cavo, chiave della moto, computer, carica telefono, batteria Sony, cavo, carica batteria Sony, porta micro SD con 200.000 SD, fascette, nastro, scaldacollo in caso mi trovo nella situazione di dover fare un regalo, pile d'emergenza se ho freddo, adattatori, portafoglio, borsello da serbatoio, medical kit, ripara gomme, hard disk, drone, bandiera Veneto, passaporto che non si sa mai. E adesso non mi basta solo che prendere queste cose e cercare di riuscire a metterle dentro le borse laterali del GSX. Poi devo programmare il video per domenica, poi devo svuotare tutte le SD e poi devo andare al corso di sommelier che ho questa sera. E dato che sono già le 18:20, mi sa che devo smettere di perdere tempo registrando tutto quello che faccio. Saluti! Ho finito di organizzare il tutto a 1 di notte. Non sono riuscito neanche a caricare la moto la sera. Ho caricato tutto al mattino, esattamente alle 6:39. E adesso è lunedì 11 aprile. È passata qualche settimana dall'ultima clip. Diciamo che sono già andato e tornato dal lungo viaggio. Chi mi segue su Instagram lo saprà già. Ho avuto così la possibilità anche di testare tutto quanto il materiale tecnico che mi hanno dato. E così come vi ho detto dal video unboxing, vi darò un piccolo feedback su tutta la roba tecnica che mi hanno dato. Completo Revit. Questo qui si chiama Defender. È la prima volta che utilizzo un completo premium per i miei viaggi. E si sente. Ha il suo costo, ma ho capito il perché. Siamo passati da 0 gradi a più 20 gradi sotto il sole e non ho avuto alcun problema. È un completo 4 stagioni, si adatta a tutte quante le necessità. All'interno ha anche tutta una membrana in Gore-Tex. Mi manca solo da provarlo con la pioggia e con la neve. Difetti per ora non ne ho trovati. Forse queste tasche sono un po' troppo alte e quindi non le ho mai utilizzate perché faccio fatica ad arrivarci. Però c'è anche da calcolare che mi sono rotto le braccia e non ho questo completo movimento. Sottotutto avevo questa maglia termica tecnica intima invernale. Prima volta che la utilizzavo, in accoppiata ci sono anche i pantaloni. Difetto, forse per me è un pelo troppo delicata. Bisogna stare attenti con i velcri della giacca perché se si attaccano si tirano i fili. Per il resto gran prodotto e soprattutto non fanno puzzare le ascelle come le maglie termiche normali. Se lo sapevo ne portavo via solo una invece che due. Casco mi ha incredibilmente sorpreso. Una volta chiusa la visiera è come andare sotto l'acqua, veramente molto insonorizzato. Non ho mai avuto un casco con il visierino, veramente strautile. È uno di quegli accessori che non sai che ti serve, ma quando ce l'hai ne abusi. Solo che a mio parere da vedere è veramente brutto. Difetti per ora non ne ho trovati. Per ora ci ho fatto solo 3500 km. Nel caso saltasse fuori qualcosa vi aggiorno più avanti. I guanti sono giù in garage, ma tra i due che mi ha mandato Revit ho scelto quello segnato che state vedendo in questo momento, anche perché i nomi non me li ricordo. Come avete visto li ho testati portandomi dietro tutte e due le coppie, continuando a cambiare tra sinistro e destro. A livello di calore mi sono sembrati davvero molto simili e così tra i due ho scelto quello più comodo. Tuta, casco, abbigliamento tecnico, guanti. L'ultimo feedback che posso darvi è su questo pile, il Polartec della Revit. È un pile finissimo, incredibile, ti porta a temperatura inferno. Dopo le bollette del gas che ho pagato il mese scorso lo utilizzo anche per stare a casa. Difetti non ne ho trovati, a parte la probabilità di andare a fuoco. Una cosa che implementerei sarebbero le cerniere qui ai lati. Penso di avervi dato il feedback su tutti i prodotti che mi hanno dato per la nuova stagione. Se volete qualcosa di più tecnico, più dettagliato nello specifico di questi prodotti, scrivetemelo qui sotto con un commento. Non sono uno che fa recensioni, ma è un feedback che do da utilizzatore. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa preparazione a questo lungo viaggio. Questo weekend, che è il weekend di Pasqua, andrò in moto all'isola d'Elba. Non ci sono mai stato e sono davvero curioso di scoprire quest'isola. Se siete lì ci becchiamo lì. Se non mi trovate in giro per l'isola, sono in qualche ristorante a mangiare. In descrizione come al solito vi lascio tutta quanta la mia attrezzatura e tutte le informazioni che potrebbero servirvi sul mio conto. E noi ci vediamo domenica alle ore 13:30 con la prima puntata del lungo viaggio che ho percorso dopo la preparazione di questo video. Ciao!